Il Cagliari Calcio presenta la nuova squadra a servizio di Maurizio Ciotola. A Costa Rica una grande partecipazione del pubblico tifoso e non per la presentazione della squadra del Cagliari Calcio per il prossimo campionato. Sul palco il direttore generale Stefano Meris, direttore sportivo Nerio Abbonato, la squadra al completo e il mister Davide Nicola con l'intero staff. Un video che raccontava la storia del Cagliari Calcio ha aperto la serata fino alla festa finale del campionato appena concluso. Attesissimo il discorso del mister Davide Nicola, che ha rimarcato il grande lavoro che si sta svolgendo con la squadra, ringraziando tutti per la grande e calorosa accoglienza riservatagli il giorno del suo arrivo. Ha riconosciuto il grande affetto e il coinvolgimento dei sardi che accolgono e coccolano, seppur conscio delle difficoltà da affrontare, verso cui l'impegno dell'intera squadra si è già avviato senza cercare scorciatoie, ma con un grande lavoro di impegno. È stato il turno del grande Leonardo Pavoletti, che riesce a entrare nel ruolo di intrattenitore, oltre a quello proprio di calciatore in cui eccelle. E in empatia con il pubblico ha espresso la volontà dell'impegno come sentimento e dovere verso tutti coloro che con amore e passione tengono a questa squadra, di cui si onora essere il capitano e che, come ha detto ancora una volta, lo ha reso adulto. Non è mancato il supporto del comune di Muravera, che ha voluto omaggiare la squadra con una maglia speciale in ricordo della serata altrettanto speciale. Aprire le porte del nostro centro sportivo, però l'importante è quello, è cercare tutti uniti. Credo che un pochino loro vogliano sapere gli obiettivi di quest'anno, eh? Ma Devo dire io? Devo dire io? no, lo chiedo a Nereo, ovviamente, che questa convinzione ancora di più. Non ho finito di tenervi qui, però approfitto del fatto che voi siete qui e siate un po' i senatori per fare gli auguri ad Antoine Macombo e ad Alessandro Di Pardo, che oggi compiono gli anni.